Ragazzi e ciao ragazze e benvenuti in un nuovissimo video. Come state? Spero assolutamente bene. Oggi parliamo di un argomento abbastanza delicato, però ci tengo tantissimo a questo argomento. Come sapete, io prendo sempre spunto da quello che succede un po' dai social, dalle notizie, dalla televisione in questo caso, proprio perché poi voglio estrapolare quelli che sono, diciamo, le problematiche che un po' tutti quanti viviamo quotidianamente tutti i giorni, e poi naturalmente anche perché poi, una volta raccontato il tutto, dato il punto di vista o anche magari criticato, voglio sempre sapere il vostro punto di vista. Oggi, vi dico la verità, parleremo di un argomento molto importante, se ne parla sempre, se ne parla continuamente, no? Si parla sempre di... oggi parleremo di razzismo. Si parla sempre di emarginazione delle persone, si parla sempre di uguaglianza di persone. Veniamo, no? Riempiti di parole su questa uguaglianza, che bisogna essere sempre tutti quanti uguali, ognuno ha il proprio diritto di libertà di espressione, di sessualità, di religione e così via. Noi stessi, chi ha figli, no, cerchiamo sempre in qualche modo di insegnargli, per chi ha una mente, una mentalità aperta, no, perché poi naturalmente esistono purtroppo anche persone che non hanno una mentalità aperta, quindi parlando da genitore, cerchiamo sempre, no, di insegnare ai nostri figli di non emarginare, di trattare le persone uguali, trattare le persone come semplicemente degli esseri umani, senza fare distinzioni appunto di religioni o comunque di razze, no? Perché viviamo comunque in una società dove abbiamo vari popoli messi in un unico territorio, dove ognuno appunto ha le proprie abitudini, quindi le proprie religioni e le proprie consuetudini. E quindi comunque a volte si fa anche molta difficoltà, no, a far capire ai bambini, a volte no, perché i bambini sicuramente non hanno la malizia di vedere le cose diverse, no? Però a volte si fa anche molta difficoltà a spiegare determinate cose ai bambini. Però si fa perché si fa per costruire un mondo diverso, si fa perché comunque questa è la nostra società, parliamoci chiaro, e quindi bisogna riuscire a convivere un po' con tutti quanti. Però poi succedono delle cose che ti fanno rimanere sciocco basito, come si suol dire, no? E ti fai mille domande, soprattutto quando poi le cose che è normale che si sanno, perché purtroppo si sa la verità. L'essere umano a volte cerca di non guardarlo, no? Si chiude gli occhi, ma in realtà tutti sappiamo che viviamo in una società di bulli, una società di razzismo, una società finta che fa il finto buonismo, ma che in realtà ciò che pensa in realtà non è quello che è. Ok? Non sto parlando della maggioranza delle persone, ma c'è quella fetta che purtroppo va a sporcare quella che è la nostra società. E questo, secondo me, è una cosa, cioè, evidente. Oggi quindi voglio partire dal Festival di Sanremo, terminato per fortuna, 5 giorni, io sapete sono un amante del Festival di Sanremo, mi piace, devo dire la verità, mi è anche piaciuto il Festival di Sanremo quest'anno, perché ho trovato delle canzoni molto belle, per me potevano essere quasi tutte vincitrici. Non sarò qui però a polemizzare sul vincitore, non voglio polemizzare sui voti, che attualmente c'è una polemica su voti bloccati o voti no, però voglio partire dal Festival di Sanremo, perché appunto è successo una cosa, secondo me, abbastanza vergognosa. Ok, parto anche dal presupposto dicendo che una delle canzoni che a me non piace assolutamente è proprio la canzone di questo ragazzo che sto nominando, nonostante io sia di giù, nonostante io capisca comunque il campano, perché sono proprio tra i confini della Campania, quindi io sono del sud, ragazzi, quindi però a me, gusto personale, la canzone di Juliet, perché parlerò di Juliet e di quello che è successo, non mi piace, ma è un mio punto, è un mio gusto, è un mio punto di vista. Per me è una canzone che non mi piace, non è nelle mie corde, quindi non mi piace. Ma dal non piacere a emarginare una canzone solamente perché in dialetto napoletano è veramente qualcosa di vergognoso, soprattutto se poi il regolamento era stato cambiato proprio per questa canzone. Non voglio parlare della canzone in sé per sé, assolutamente, non voglio assolutamente neanche parlare quindi della spiegazione del regolamento di Sanremo, non mi interessa nulla, ma voglio parlare appunto di quello che è successo, perché come tutti sapete, perché anche chi non ha visto Sanremo sa di questa storia estremamente vergognosa. Nella serata delle cover si sono esibiti tutti quanti i cantanti, e lo stesso Juliet si è esibito con una canzone insieme a Gigi D'Alessio, che è Pequeño, un altro che io sinceramente neanche conoscevo. Alla fine
Sì, è vero, sicuramente la più brava all'interno è stata Angelina Mango, che è un'altra che a me non piace, quindi vi dico anche la verità, ma onestamente, oggettivamente, la sua canzone, la sua interpretazione sicuramente è stata una delle migliori di quella serata. Sta di fatto che comunque il televoto, il televoto e forse anche la stampa, ora non scendo qui in cose che non mi competono, ha votato Juliet, quindi ha vinto Juliet come primo. E lì praticamente è successo il finimondo perché ci sono stati dei grandissimi fischi, gente che si è alzata dall'Ariston, fischi da stadio, vergognosi, gente che si è alzata, se n'è andata via, come dire, non ci posso credere, e se ne sono andati. Tutto questo perché appunto Juliet è un ragazzo campano che ha scelto di cantare nella sua lingua, che gli è stato tra l'altro permesso, quindi è stato cambiato il regolamento apposta per portare una canzone in dialetto, e quindi lui ha cantato la sua canzone. Nessuno gli ha detto: guarda, devi cantare un'altra canzone, puoi venire e puoi cantare questa canzone. Quindi lui ha portato una canzone in campano, in napoletano. Canzone che comunque ha avuto un grandissimo successo, perché alla fine oggi, controllando la fine del festival, con tutti i video che sono usciti musicali, il suo è uno dei migliori perché ha superato i 4 milioni di visualizzazioni. Quindi stiamo parlando di un cantante che viene seguito, ok, dai ragazzi, viene amato ed acclamato, al di là che a me non piace, ripeto, quindi io sto difendendo una cosa che neanche mi piace, ma io sto difendendo in realtà quello che è nato, no? Perché poi c'è stata la conferenza stampa. Ora, la vergogna di questi fischi a Sanremo indica un razzismo ancora che esiste ad oggi tra nord e sud, tra polentoni e terroni, ed è una cosa veramente scandalosa. Si sa, è sempre esistita. Questa è una cosa che secondo me non smetterà mai di esistere, no? Perché anche per scherzo è normale, anche su YouTube vediamo a volte che ci sono queste prese di posizioni, no? Il nord è migliore del sud. Ma non scordiamoci che chi vive al nord, la maggior parte sono comunque quelli del sud, perché sono tutti quanti dal sud, giustamente, già proprio negli anni sono andati appunto al nord per lavorare, sono creati famiglie, hanno fatto figli, hanno creato, no? Hanno creato le famiglie. Quindi non ci scordiamo che una grande fetta del sud è nel nord. Sentire ancora dire terroni, polentoni, fischio perché non voglio sentire una canzone napoletano, cioè ragazzi, è veramente vergognoso, perché ricordo che l'Italia è una, è unica sola, che poi si divide in varie zone con tutte le loro gli usi, costumi e la lingua, che per quanto possa essere dialetto, per quanto non può piacere, per quanto magari non si può capire, perché comunque esistono lingue che chi solamente vive all'interno di quel posto può capire, è comunque l'Italia. L'Italia è bella per questa, il mondo è bello per questo, ma tutto questo mette un po' in discussione poi il resto, no? Di quello che appunto dicevo all'inizio. Io mi faccio dei discorsi, facciamo dei discorsi, no? Per farsi sentire dire che siamo tutti uguali, che dobbiamo accettare, che ne so, l'extracomunitario che arriva dal suo popolo perché giustamente sta soffrendo perché c'è la guerra e deve venire qui in Italia, però poi noi stessi siamo razzisti di noi stessi, cioè noi stessi non ci sopportiamo, quindi noi stessi ci vediamo extracomunitari, cioè quelli, è ancora ad oggi nel 2024, dove uno può pensare che c'è che ormai nulla può scandalizzare, no? Perché ormai si è visto tutto, però ancora oggi riusciamo a scandalizzarci perché un cantante neomelodico, non è anche neomelodico, perché neomelodico magari forse è diverso, ora non conosco bene la differenza, però un cantante che canta in napoletano, quindi in un dialetto suo, scandalizza un pubblico, e addirittura la cosa che io mi auguro, che quella giornalista possa perdere il lavoro, vi dico la verità, possa essere cancellata dagli albi dei giornalisti, si è permessa questa nella conferenza stampa, questa giornalista, che io non so di dove sia questa giornalista, ma sicuramente di una grande ignoranza, e non so come possa essere diventata giornalista, addirittura nella sua domanda
diceva appunto la giuria se non si sentiva in colpa per aver rubato, no, questi voti alle persone e non aver fatto vincere tipo Angelina Mango, cioè come se Angelina Mango dovesse vincere Sanremo, dovesse vincere qualunque altra cosa. Cioè, perché io mi devo vergognare di aver cantato la mia lingua, di aver portato la mia lingua in diretta mondiale davanti a tutti quanti. Il napoletano fa parte del dialetto, ma comunque fa parte della lingua italiana che è stata poi creata. Perché una persona si deve vergognare? Perché una persona deve essere soggetta diciamo, a questo razzismo solamente per aver portato? Sapevano tutti, anche le persone che avevano partecipato a Sanremo, che hanno pagato un biglietto per assistere a questo spettacolo, perché alla fine è uno spettacolo, una kermesse, ma è uno spettacolo. Sapevano benissimo che c'era Julier che cantava in napoletano, quindi questo scandalo io non lo vedo, come non lo vedo nella stampa, da parte di chi ha suscitato, ha posto questa domanda vergognosa, che tant'è poi anche il cantante gli ha detto: io mi vergognerei più che altro a rispondere a questa domanda, no? Giustamente, a porre questa domanda a me stesso, perché effettivamente è veramente una vergogna questa domanda. Ebbene, ragazzi, cioè, io questa giornalista, che sicuramente poi ricordiamo che tutti i giornalisti avevano sentito le canzoni molto prima, cioè io non riesco a capire. E poi adesso c'è anche la polemica del televoto, giustamente, perché qui c'è questo fatto che, guarda caso, il televoto è stato bloccato, il 60% del televoto era di Giulia, ma questo magari se volete ne parliamo in un altro momento. Cioè, noi siamo in un'Italia, purtroppo, dove ancora siamo pieni di razzismo, tra noi stessi, quindi tutte le cose, no, di qua, di là, gli extracomunitari, a destra e a sinistra, è tutto un pourparler, perché se già noi stessi non ci sopportiamo, già noi stessi siamo vittime di noi stessi del razzismo e non ci sopportiamo tra paesi solamente perché c'è ancora la distinzione tra nord e tra sud, ragazzi, veramente vergognoso. Figuriamoci se possiamo allora sentire e credere alle parole di chi dice accettiamo gli extracomunitari, perché, cioè, nel senso, se non sopporti il sangue, non dico il sangue del tuo sangue, ma l'origine della tua origine, non potrai mai accettare un'altra origine, secondo me. Siamo un'Italia che è razzista, raccomandati, perché siamo insieme, perché in Italia va avanti, raccomandate, sono pochissime persone che ce la fanno da sole. Un'Italia basata sul posto fisso, perché non esistono, se non hai il posto fisso in Italia non vai avanti, e chi ne ha più ne metta. Un'Italia, permettetemi di dirmi, senza delle basi di governo che ci possa in qualche modo governare, perché sono tutti quanti dei attori, sono tutti quanti dei Pulcinella che dicono le cose e poi alla fine non si fa nulla, assolutamente. Detto questo, ragazzi, niente, Sanremo che doveva essere, che la televisione più che altro, prendo spunto da Sanremo, ma la televisione dovrebbe dare, no, un po' di, come dire, buon esempio su tutte le varie problematiche che nel mondo in generale sussistono, e quindi, che so, gli orientamenti sessuali, la religione, la libertà di espressione, poi viene a mancare perché non si viene accettato, perché magari non si vuole portare all'Eurofestival una canzone che sia napoletana. E sinceramente, ricordiamoci, cari amici ignoranti, razzisti, che Napoli, come la Sicilia, come Milano, come Trento, come Venezia, sono tutte città che fanno parte dell'Italia, perché l'Italia è una sola. Detto questo, ragazzi, ho detto la mia, voi dite la vostra, ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Grazie di avermi visto fino alla fine.